le tante Paolo mi hanno chiesto di spiegare a voi i motivi per cui siamo arrivati a questa scena. Io vi chiedo di poter parlare 10 minuti per spiegarvi e poi chiunque vorrà intervenire lo potrà fare o parlando ad alta voce, se ne avesse bisogno, può usare il microfono, viene qua, in maniera che tutti lo riusciamo a sentire. Allora, io faccio l'assessore alla pubblica istruzione dal mese di febbraio del 2014. Quando mi sono insediata, ho trovato tramite un di spesa del mio assessorato a 0 euro. 0 euro vuol dire non riuscire a garantire la riapertura degli istituti. Ora, non so se tutti voi lo sappiate, la provincia di Chieti fa una programmazione d'area vasta che esce dai confini della città. La programmazione di area vasta vuol dire dover riaprire esattamente 40 istituti che vanno da Chieti città fino alla provincia di Vasto, cioè l'ultima scuola è quella di San Salvo. Quindi vuol dire poter pagare le bollette, le utenze, i fitti, perché dove gli istituti, cioè dove gli edifici non sono di proprietà della provincia, vuol dire dover pagare i fitti per garantire un diritto costituzionalmente garantito, che è quello allo studio e quindi all'istruzione. Naturalmente per 0 euro questo vuol dire non riaprire nemmeno una delle 40 scuole. Con l'allora dirigente della pubblica istruzione abbiamo iniziato a fare una revisione di spesa su quelli che erano i costi che potevano comunque essere contenuti. Una prima delibera datata il 25 giugno ci ha permesso di recuperare sulle utenze 1,5 milioni di euro, accentrando le linee telefoniche qua in provincia e chiedendo ai dirigenti scolastici di usare il codice energetico e anche un maggior controllo. Naturalmente qualcuno ha contestato anche questa scelta dicendo che comunque non potevamo entrare in quella che era l'autonomia scolastica. Naturalmente il nostro è un consiglio, visto che l'autonomia rimane scolastica, ma con le utenze rimaniamo qua dentro. Però 1,5 milioni non è sufficiente, perché come ben sapete la provincia, non so se qualcuno di voi ultimamente ha letto qualche quotidiano o locandine, ha un deficit di 4,5 milioni. Abbiamo avviato una prima riflessione, quella dell'agenzia formativa di Francavilla, quindi quando finiranno i corsi al 31 dicembre smetteremo anche l'agenzia formativa e siamo arrivati a 1,750 circa. Devo rimanere il problema del seminario. Io adesso ce l'ho con tutti i carteggi qua, non perché io li voglio mostrare uno a uno, chi vuole può prendere visione. Nel febbraio, marzo, diciamo circa, 2014, abbiamo avviato una corrispondenza con i dirigenti scolastici chiedendo la disponibilità al riassorbimento delle classi. Le scuole che allora erano dentro il seminario erano liceo scientifico e liceo classico. Il liceo classico ci ha dato l'immediata disponibilità di assorbire le tre classi, la preside dello scientifico ci ha dato la disponibilità di assorbimento di diciamo, 9-10 classi e abbiamo capito che quindi rimanevano fuori diciamo, una decina di classi. Quindi naturalmente i conteggi non erano precisi, ma c'era una prima risposta. A quel punto, con l'assessore all'edilizia scolastica e con i tecnici, abbiamo iniziato a valutare una serie di situazioni che ci permettessero, all'interno dei nostri edifici, di ricollocare queste classi. L'unica scuola che aveva una disponibilità così ampia era il Tesserit a Chieti Scalo, che oggi si chiama Gagliani Tesserit, in quanto è una scuola unica, c'è stato l'accorpamento, la sede è quella del Tesserit, che aveva il secondo piano totalmente libero. E quindi abbiamo iniziato una serie di sopralluoghi con i vari dirigenti, con le presidi, con alcuni professori delle scuole e una serie di incontri. Allora, non mi dico inizialmente questa decisione, che sicuramente basta essere presa sulla testa non solo due ragazzi, ma anche degli altri, cioè io lo capisco. Non è piaciuta nemmeno però io la ringrazio invece perché ha capito le reali motivazioni che ci hanno spinto.
seguito a ciò. Vedete, quando io studiavo, il mio professore di diritto amministrativo, io non so chi di voi fare giurisprudenza, mi diceva che quando puoi operare una scelta amministrativa devi bilanciare gli interessi costituzionalmente garantiti, e dirò che comuni allora. Beh, dopo, io mi sono detto 10 anni fa, dopo 10 anni, io ho fatto capire quello che voleva dire. In economia non si sceglie se per bene o male, ma tra il male maggiore e il male maggiore. Io non vi dico che sto facendo la cosa migliore, ma sicuramente quella giusta. E con la stessa serenità, umiltà, mi sono responsabilità di dirvi che se 30 anni fa qualcuno avesse fatto queste scelte, voi oggi non sarete più a pagare. Non vi nego, e me ne assumo responsabilità personale, politica e morale della scelta, e vi dico tutte e tre perché non vi dico da personale, perché qua sto solo io, politica perché qua sto solo io, ma se avessi dovuto rispondere a tutte le logiche che qualcuno, a cui qualcuno ha cercato di farmi rispondere, vi avrei preso in giro. E nella mia vita, siccome amo molto la vita e amo talmente la mia libertà da rispettare quella degli altri e quindi le persone, sono abituata a dire quello che penso e fare quello che dico. Per un semplice motivo, perché questa scelta è quella che mi fa tornare serenamente a casa la sera. Avrei potuto permettere che qualcun altro mi manipolasse sulla vostra pelle politicamente, non lo posso permettere. Voglio spiegare anche la questione del seminario. In contemporanea, diciamo, alla corrispondenza con i dirigenti, con i professori, cioè con le scuole, ho avviato anche un colloquio con il seminario, il quale era tutta la Puglia, per il seminario ovviamente, il quale naturalmente mi diceva che sotto un certo affitto, naturalmente anche questo è tutto documentato, loro potevano permettersi di darci il seminario. In contemporanea, la decisione era già presa, quindi non voglio dirvi che ci sono state per questo motivo, la Puglia ci rifiuta anche la riduzione del 15% di legge, che come ben sapete questo governo ogni giorno faceva circolare, fa dei danni. Quindi la decisione di oggi magari non è quella giusta 10 giorni fa, quindi ci costringe a lavorare con una grande velocità. E a questo punto l'offerta del Vescovo, io non è il caso, e come la presa in posizione del sindaco sono tardive per due motivi. Il primo perché io ho già messo in atto tutte le delibere del trasferimento e quindi anche quelle per lo spostamento. E il secondo perché la Curia, e questo è sempre chiaro, non ci dà gratis il seminario. Ce lo dà gratis nella misura in cui ci permette di non pagare l'affitto, ma naturalmente vuole la manutenzione e le utenze che corrispondono a circa 70.000 euro. Ragazzi, 70.000 euro magari non i quinti, ma i primi, i secondi, i terzi e i quarti, si troveranno nella stessa identica situazione. Quindi non mi sembra naturalmente la soluzione geoscientifica. La soluzione per il geoscientifico secondo me è un'altra, forse non sarò io l'assessore che l'avrà completata. La soluzione sono gli 822.000 euro, 419 euro, 50 centesimi per la precisione, che questa provincia avrà i fondi FAS che permetteranno di ristrutturare l'intera sede centrale. Allora, quello che io oggi vi chiedo è lo sforzo, è uno sforzo di comprensione. Allora, io penso una cosa, che il coraggio parte dai giovani, e se ho voluto questa assemblea è per un motivo, qualche genitore mi ha detto che ho preso questa decisione sulla vostra testa, per la mia essenza, per il mio modo di essere, ma soprattutto per il lavoro che faccio, mi insegno, non ho mai preso una decisione sulla testa dei ragazzi per il loro male, perché per me sarebbe gravissimo. Però ho pensato una cosa, che piegandomi a delle logiche non avrei naturalmente fatto ciò che andava fatto e avrei continuato a riperpetuare dei modelli fanno sì che non solo la vostra generazione, ma anche la mia, perché non sono più vecchia di voi, io ho finito la scuola 15 anni fa, hanno fatto sì che la mia generazione sia chiesto di applicarle per almeno 2-3
in nome della prudenza, della convenienza, della saggezza che ogni giorno ci morde. Io lo sono appuntata, ho letto un bel libro, forse voi lo conoscerete, è la opera di Conrad, e dice: perché esiste nella vita delle persone un momento molto preciso nel quale, forte, con una mano stretta attorno al cuore, ognuno di noi percepisce l'avverarsi di una trasformazione, di un mutamento, di qualcosa che sente il passaggio definitivo tra le nostre ragazze e le nostre uomini. Io non vi chiedo questo oggi, perché per mia esperienza personale, forse, se quel mutamento l'ho avuto, l'ho avuto 15 anni dopo aver finito la scuola quando ho avuto un figlio. Però vi chiedo una cosa, di essere persone di cuore e di cervello e di capire l'innovazione di questa scelta. E chiudo con sempre una citazione di Adriano Fallaci, che si collega: essere uomo significa sfruttare bene il miracolo di essere nato, di non cedere mai alla realtà che ci muove ogni giorno. Volevo farle però due domande e una considerazione. La prima domanda è, forse può darsi che l'avete già affrontata perché io sono arrivato in ritardo, però gira voce che il Vescovo abbia offerto altre strutture, disponibilità per altre strutture. Volevo chiedere se era vero o no e se nel caso fosse stato vero perché questa offerta è stata declinata. La seconda domanda è, vorrei sentire da lei in maniera più concreta come pensa di ottenere l'aiuto da parte delle aziende di trasporto pubblico, visto che nonostante la buona volontà e le richieste dei ragazzi, però sappiamo bene che anche uno spostamento di minutaggio o di chilometri significa per le aziende. Quello futuro, io per il CIE sono contraria a una porta, io personalmente, vedo più che farmi portavoce, messaggero tra voi e la preside, e magari favorire un incontro, oltre non posso fare perché non è la mia competenza, cioè nel senso che io le posso dire, preside, i genitori sono lamentati dei criteri di scelta, si sono lamentati la settimana corta, ma non posso interferire, cioè con dei miei atti su ciò. E poi un'altra cosa, ci poteva essere anche un preavviso, cioè non si può fare da un mese all'altro, si sposta una scuola, cioè se c'è un anno di tempo io posso come genitore organizzo, dice te ne vai da quella scuola e un'altra scuola, abbiamo ordinato dietro, fatto cioè, secondo me è una cosa un po' complicata, non credo che questi 70.000 euro di spese che c'erano quest'anno mandava indietro tutta la no, non è un altro, non è un altro, le altre scuole volevano usufruire dello stesso vantaggio di cui godevano questi ragazzi e a quel punto usufruire del seminario, a quel punto o meglio mi avevano chiesto la sede degli esterni, voleva dire far trovare il CIE scientifico che è per classe soprannumerario nella stessa problematica a giugno. Allora sai, io questa è una considerazione data dalla mia esperienza politica, quando si parla di principi generali siamo tutti bravi. Quando il principio generale tocca le stesse, a livello particolare, si è disposti a contraddire quello che si è detto il giorno prima e quello che ho deciso di non fare. Allora, il discorso è uno, non so se 70.000 euro, noi non abbiamo 30.000 euro per comprare i banchi. Vedete questa struttura è qua? Infatti questa struttura è chiusa. Questa struttura è chiusa. Questa struttura è chiusa. Io non ho mai avuto un ufficio da assessore. Allora, visto che scagliamo questi discorsi, io ho fatto l'assessore a 0 euro, avevo una grande possibilità. Sì, vabbè, no, no, stiamo scagliando la consiglia. Il 25 giugno io avevo tre possibilità, far finta di niente, per il bene solo dei vostri figli, prendere in mano la situazione, per il bene dei figli di tutti i genitori degli alunni della provincia, e rimettere il mio mandato. A quel punto non avrebbe aperto nemmeno una scuola della provincia. Allora, se parliamo di scienze tecniche, si poteva richiedere alle classi prime fare un'opzione di scelta, ma lo dice alla persona che non è abilitata. Cioè, allora, nel senso, io appena finisco la riunione chiamo la preside e mi dico, voglio dire, quindi mi farò portavoce del vostro disagio. Ma il criterio di scelta non è stato condiviso
ripeto, io di mio avrei sicuramente una sezione, ma poi ripeto, non voglio interferire su quelle che sono le scelte di altri che avranno seguito altri criteri di valutazione e che magari sono proprio gli altri che vi devono spiegare. Ci sono determinate sezioni dello scientifico che non vanno mai alla sede e quindi leggermente secondo me si sentono già emarginati. Adesso andando pure giù si sentono poi emarginati di più. Cioè io non riesco a capire questo. Le mie competenze non vanno, cioè non posso. Come? Perché
stati salvaguardati. Ma ripeto, il criterio di decisione è stato del criterio di decisione, io credo che sia stato caso di soli. Ma lo dica, apertamente, perché poi ci sono pure di signora, lo sa qual è la differenza? Che io sono qua e ci ho messo la faccia. Qualcun altro opera da dietro e non da me. Io come voi. Qualcun altro non è abituato, mi diranno questi significati delle citazioni che ho letto, a operare bene. Mi dite che magari qualche professore, ma tutti voi, ha il problema di finire la carriera in discalo. Ma non può essere questa la motivazione che mi ferma, perché il problema della ragazza per me può essere una leale motivazione. E allora guarda, andrò nelle serie opportune, perché uno sconto per quanto di storia in fisica per quanto riguarda gli abbonamenti. Poi qualcuno già mi ha usato, la ragazza mi ha pensato, è manifestato il problema economico. Va bene, probabilmente su tante persone non ci sarà che quel problema economico, e mi dispiace per lei sicuramente. Il problema è che, però ancora mi riesce a spiegare qual è stata la logica per cui... Non le posso dire io perché la logica non lo fa. Per cui se noi inseminavamo
possiamo più stare, ci saremmo stati volentieri, non possiamo più stare, dobbiamo andare via. La sede era individuata la provincia, quindi non possiamo dire voglio né noi e né non possono dire i genitori. A Chiediscalo abbiamo creato le condizioni migliori per far stare i ragazzi. Beh, noi abbiamo fatto un sopralluogo, è una scuola grande con aule ampie, poi c'è la sicurezza, certificati di sicurezza, cosa che al seminario non c'era ancora, e un ingresso autonomo, i ragazzi devono andare da un muro che dividerà passaggi con l'altra scuola, quindi non avranno nessun contatto con gli alunni dell'altra scuola. È stato chiesto anche questo, perché da qualche genitore c'è stato detto che non poteva essere sarà la possibilità di usufruire della piscina che è un forte. Quindi, vabbè, se si vuole, perché fare che una piscina di la piscina, come so se può essere, è una possibilità, ma non è, avranno non è gli altri, ma che io devo sponsorizzare per sviluppare. È una scuola che deve sviluppare i ragazzi, lo studio. Anche il attività motore, cioè. Sì. I laboratori ci sono, le aule sono ampie, la scuola è autonoma, ha tutti i requisiti per accogliere le classi, l'unico problema è che è anche di scala. Allora,